In questo video vi mostrerò dove trovare le uova di Ashwinder, naturalmente su Hogwarts Legacy. A cosa servono queste uova? Beh, almeno fino a dove sono arrivato io, servono per creare la pozione Edurus, che già di per sé comunque non è male, visto che va a migliorare le nostre difese magiche durante i combattimenti. Dico fino a dove sono arrivato io perché, non essendo ancora alla fine del gioco, non so se le uova avranno un'altra funzione, ma mi è parso di capire di no. Nel caso non fosse così, scrivetelo qua sotto con un commento, vi pinnerò in alto, così che tutti possano, insomma, leggere e possano conoscere a cos'altro servono queste uova. Ma la pozione in sé non è solo utile per il combattimento, ma anche per completare un'altra missione, una missione secondaria, però non so quanto sia secondaria perché sapete che sbloccare incantesimi in alcune missioni richiede prima di aver sbloccato un altro incantesimo, quindi è possibile che alla fine la dobbiate comunque portare a termine, e poi perché non portarla a termine visto che ci dà un incantesimo nuovo, ed è questa qua, incarico del professor Sharp, che ci insegnerà Depulso, ma non prima di aver utilizzato una pozione focalizzante e una pozione massima Edurus in contemporanea, ed ecco qui che entra in gioco la nostra pozione Edurus. E quindi andiamo a vedere come e dove recuperare queste uova. Il primo metodo per ottenere queste uova è senz'altro quello più triste e più dispendioso in termini di denari, ma anche quello più veloce, e infatti vi basterà appunto comprarle al negozio di J. Pippin, il negozio di pozioni di Hogsmeade, situato in questa posizione qua. Vi faccio anche vedere quanto costano. E tra l'altro non solo le uova, ma potrete anche addirittura comprare direttamente la pozione Edurus, se siete qui per quello. Cosa posso fare per te oggi? Eccole qua, uova di Ashwinder, 5 per 150 denari. Che in realtà non è molto, assolutamente, però se siamo ad inizio gioco, comunque è sempre meglio risparmiare qualcosa per prendersi magari o delle ricette, oppure un equipaggiamento, oppure la scopa, e via dicendo. Mentre la pozione Edurus, eccola qua, 300 per 2. Vedete un po' voi, insomma, io personalmente preferisco crearle, queste pozioni, e quindi di conseguenza anche trovare le uova, cioè non prendo le uova qui per poi andare a fare la pozione, insomma, così c'è più gusto e metto qualche soldo in più da parte. Quindi se anche voi siete qui per quello, siete dei taccagni come me, non volete spendere soldi, beh, andiamo a vedere dove poter raccogliere le uova senza spendere niente. Prima di iniziare a cercare le uova vi do due consigli che appunto sono consigli, non è un requisito obbligatorio, ma se innanzitutto le cercate di notte vi sarà più facile trovarle perché si illuminano e quindi le vedrete meglio, e poi fate in modo di avere la scopa. Fidatevi perché le uova in linea di massima si troveranno nelle zone montuose, nelle zone ricche di rocce. E quindi per andarle a cercare velocemente, insomma, avere una scopa è decisamente una cosa ottimale, insomma, non obbligatoria, ripeto, ma comunque ottimale. Allora, la prima location che vi voglio far vedere, dove è possibile sicuramente ottenere delle uova, è qua, vicino al campo di Quidditch. Questo è il campo di Quidditch. Qui, tra l'altro, c'è anche un viaggio rapido, la tana per Mooncalf. E una volta arrivati qua, o comunque, se siete a piedi, andate a piedi, insomma, vedete un po' voi, andate direttamente qua sotto e come potete vedere, tac, ci sono due uova. Intanto stavo per cadere, ecco perché dicevo scopa meglio, ok? Scendiamo e prendiamole. Voilà. Uova di Ashwinder. Quindi vi faccio vedere di nuovo la posizione sulla mappa, così non vi sbagliate. Eccoci qua. Ricordatevi che a prescindere dai punti che vi farò vedere, questa zona qua, a partire, non lo so, da questa prova di Merlino, per tutta questa parte qua, quindi fino al teleport che abbiamo visto prima, è buona. Potrete trovare diverse location in cui spawnano uova. Intanto ve ne faccio vedere un'altra. Vediamo se riesco ad arrivarci velocemente. Ok. Saliamo un po'. Eccole. Giù. Perfetto. E siamo qua. Ma andiamo avanti perché qui ce ne sono altre. Eccole. Qui ce n'è una. Chiaramente a volte potrebbero essere una, due, tre, insomma dipende. Non c'è sempre la stessa quantità.
Vi riapro la mappa. Eccoci. Siamo vicinissimi alla prova di Merlino. Dietro al campo di Quidditch. Insomma, dietro. Vabbè, a sinistra. E possiamo continuare ad andare avanti in realtà. Perché questa, come vi ho detto, è proprio una zona buona. In generale. Non chiedetemi ogni quanto respawnano. Perché in realtà il respawn in questo gioco è un po' complicato. Ma pare che non serva, insomma, accelerare il tempo pigiando la mappa e poi schiacciando il tasto R3. Parlando di PlayStation, chiaramente. Secondo me bisogna proprio giocare un tot di tempo prima di vederle respawnare. Però, eccone un'altra, insomma, già ne abbiamo raccolte un bel po'. E sicuramente non sono finite qui. Anzi, do un'altra occhiata, va. Eccone ancora altre. Vi riapro la mappa? Vi riapro la mappa. Vedete, questa è tutta zona buona. Tutta buona, tutta buona, tutta buona. Un altro qua. Altre due. E direi che per una pozione Edurus bastano e avanzano. Però, insomma, facciamo un po' di scorta. Perché no? Perché no? Why not? Guardate qua quante ce ne sono. Mappa. Di nuovo mi sono spinto oltre, vedete? Ve l'ho detto, non è che sono rilegati in quella zona lì che vi ho mostrato. Sono un po' ovunque, però tenete presente, appunto, sempre zone montuose, zone rocciose e così via. Io direi che per questo video abbiamo concluso. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se le avevate già trovate e, perché no, magari quale altra guida vi piacerebbe vedere su Hogwarts Legacy. Ne ho un po' chiaramente in mente, ma potete anche darmi uno spunto per una prossima, insomma. E noi ci rivediamo sia in live qua su YouTube con Hogwarts Legacy e con altre cose, sia chiaramente sul secondo canale se volete vedere la serie completa di Hogwarts Legacy che sto portando. E per tutto il resto ci becchiamo poi prossimamente. Intanto qua mi sono buggato nella roccia. Ok, è un posto segreto. È il posto segreto della magia. Porca miseria. Oddio. Sono dentro. Aiuto. Ho qualcuno. Aiuto. Mi sono sbloccato. Ciao.